Sforzatila, diavolale, ovunque andiamo, lotta per te. Sforzatila, diavolale, ovunque andiamo, lotta per te. Sforzatila, diavolale, ovunque andiamo, lotta per te. Dai, 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 allora siamo al minuto 85.07.08.09. Calma, calma che non è finita. Stiamo vincendo 3-1, ma stiamo calmi, calmissimi. Stiamo tra il calmo e il calmissimo perché non abbiamo vinto. Non è ancora finita. Allora, dopo pubblico prima questo video qua. Poi dopo pubblico, mamma mia cosa hanno sbagliato questi, mamma mia, ha centrato Donnarumma come se fosse lo stacchiotto alle giostre. Dopo questo video pubblico la pacata reazione ai gol, pacata davvero perché sono in casa e non sono allo stadio. In un condominio bisogna contenersi. Comunque, pubblico, perché sennò viene troppo, già è lunga. Già la reazione ai gol è direi che. Dai, Donnarumma! Dai, Donnarumma! Dai, dai! Esci come se ci fosse diretta alle 8 ad aspettarti sotto casa. Dai, 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 dai! Quindi poi dopo pubblico la reazione gol. Allora, partita. Allora, io avevo pronosticato una partita. Io non fa il risultato sul club calcistico della mia vita, non lo faccio mai, non pronostico mai il risultato. Però avevo pronosticato una partita molto dura perché il Parma è una squadra, l'ho definita una piccola Atalanta, una squadra molto fisica. Una squadra molto fisica, molto con alcuni elementi veloci, tipo Gervinho, tipo l'altro, come si chiama quell'altro? Hernani, gente fisica, tipo Kulusevski, poi meno male. Calcisticamente meglio per noi, Kulusevski è uscito prima, no, non Kulusevski. Cornelius è uscito prima. Vai, vai. No, chi è che ha fatto sto lì? Ma chi sei, Raul Casadei? Ma chi ha fatto sto liscio? Ma chi ha fatto sto liscio? Chi era? Bonaventura era. Ma chi è, Raul Casadei? Oh! Allora, come predominanza territoriale, diciamo, abbiamo vinto noi, nel senso abbiamo avuto molta più predominanza territoriale. Il Parma ha fatto quello che sa fare, cioè mettere fisico nei contrasti e sfruttare la velocità di Gervinho e ripartire, sfruttare così gli errori degli altri. Quindi il Parma ha fatto questo nel primo tempo. Sulla ripartenza Hernandez era nelle beati paludi di non so dove, e Biglia non ce l'ha fatta stare dietro a quello che si è inserito del Parma, perché Biglia c'è un andamento che se vai nel parco qui a Pasquetta corrono più veloci. E Romagnoli se ne combina sempre qualcuno. Allora tu c'hai nella tua area di rigore un avversario che sta calciando in porta, tu invece di andarlo ad impattare ti giri e lo fai tirare, ma di istinto ti deve andare di buttarti addosso. Poi lascia perdere che hai vinto perché hai trovato i gol, ma le partite così poi le rovini, non è che le rimonti tutte, e ne abbiamo viste in questi anni, ne abbiamo viste. Poi quando vinci va tutto bene e ci si dimentica di tutte le cappelle e ci si ricorda solo delle Cappelle Sistine. Comunque, in qualche modo ci stiamo
Ci stiamo arrabattando, però sto Parma continua a venire avanti. Ci stiamo arrabattando. Vai che sì, vai che sì, vai che sì, 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 che sì. Fatto i gol, non gli si può dire niente, io avrei tante cose da dirgli lo stesso, nell'orecchio. Va bene così, abbiamo vinto, non lo so, adesso stiamo facendo punti dopo il lockdown. Secondo me il Milan è una delle squadre della Serie A che fraseggia di più, che fa girare di più il pallone, oltre che qualcos'altro. E quindi... Madonna, cosa ha sbagliato il Parma. E quindi adesso che le squadre corrono di meno si trova un po' più avvantaggiato. Però si fanno tante cappelle, tante, tante, tante. Hernandez non sa difendere, Romagnoli fa sempre cappelle. Che sì, ne azzecca una. Ne azzecca una su 10. Çalhanoğlu. Quando si sveglia, dopo la terza sveglia, la quarta sveglia, comincia a fare qualcosa. E ci si sta arrangiando così per adesso, però. Va bene perché Milan che vince, va bene, però. Però non si può andare avanti con queste cappellate per sempre. Comunque. Ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Manca 4 minuti di recupero, siamo a 91, 91 e 40, 45. E ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Milano siamo noi. Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Andiamo!